prezzi integrati i soldi delle esercitazioni. Intanto i sindacati annunciano nuove manifestazioni di lotta in attesa della convocazione del governo. Per i particolari, Maria Spigonato. 10 giorni fa avevano occupato il palazzo della Regione. Erano andati via soltanto dopo aver strappato al governatore Cappellacci la promessa di un incontro a Roma entro metà ottobre. Ma per ora tutto tace, così oggi gli operai dell'Alcoa sono tornati a protestare. In 300 hanno presidiato la base NATO di Teulada mentre erano in corso le esercitazioni. Il nostro chiedere al governo, fate meno guerre e fate lavorare la gente, credo che sia il concetto più credibile che si possa portare. La gente non vuole gli ammortizzatori sociali, la gente vuole lavorare, quindi si deve fare di tutto. Devo dire che il comandante ha accolto la nostra richiesta, ha detto che si farà portavoce con i suoi superiori per richiamare il governo a tutte quelle che sono le sue responsabilità. Stiamo facendo delle tappe di avvicinamento alla convocazione che ci auguriamo che avvenga al più presto. Una di queste tappe era questa, nel giro di qualche settimana ne metteremo in piedi sicuramente qualche altra. È importante che metta al centro la vicenda dell'Alcoa. Intanto è già stato chiesto un incontro urgente al prefetto di Cagliari. Gli operai sperano che il governo e la regione possano favorire la vendita dell'impianto alla Clash, multinazionale svizzera che più volte si è fatta avanti. Ma è proprio l'Alcoa a fare più resistenza. Non vuole concorrenti, spiegano i sindacati. Ora è il governo che deve intervenire.